Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Ehi là, ciao, come state? Ben ritrovati. Ho deciso di fare questo video perché in tantissimi mi avete chiesto ancora una volta degli up and down. Purtroppo ragazzi, causa il mio nuovo lavoro, non riuscirò più a portarvi quella rubrica perché mi porta via tantissimo tempo e non ho proprio la possibilità di realizzarla in alcuna maniera. Però volevo portarvi qualcosa di concreto sulla Serie A, soprattutto sui big match come c'è stato questa sera al derby di Milano, appena finito da una decina di minuti. Quello che mi è venuto in mente è cercare di fare qualcosa come faceva il buon caro Daniele Brogna con i suoi vlog. Ciao Daniele, so che ogni tanto ci segui, quindi se ci sei batti un colpo con un commento. Tra l'altro era un derby interessante perché il Milan si giocava la possibilità di essere in solitario al secondo posto e l'Inter la prima volta con Pioli poteva rinascere. Sappiamo tutti com'è andata, è finita 2-2, un pareggio che probabilmente non accontenta nessuno, ma è stata veramente una bella partita. Cerchiamo di andare ad analizzare nel dettaglio. La prima cosa in assoluto che ho pensato è stata: ma che cosa sta succedendo? Non so voi, ma io ho fatto veramente tantissima fatica a riconoscere il Milan e l'Inter perché le due maglie si assomigliavano tantissimo e l'unica differenza in tutta la divisa era nei pantaloncini e nei calzettoni. Insomma, se ho fatto fatica io, figuriamoci i giocatori in campo che non avevano praticamente tempo per pensare alla giocata. Inizia la partita e dopo 7 minuti le telecamere inquadrano un certo bomber, Marco Boriello. Probabilmente presente allo stadio perché una soffiata gli ha detto che era pieno così di figa. Probabilmente Marco da Cagliari fatto un viaggio a vuoto perché tutta quella presente allo stadio era già stata prenotata da Berlusconi. Tra l'altro credo che questo sia stato il vero motivo dell'addio di Boriello al Milan. Era come mettere due galli nello stesso pollaio, non c'era posto per entrambi. E infatti al minuto 14 di gioco Icardi si accorge della presenza del bomber del Cagliari e chiede ad Gustavo Gomez di entrargli in maniera energica da dietro per fingere un infortunio e andare a controllare se Bandanara sta bene. Pioli però lo tranquillizza e gli dice di continuare a giocare perché non c'è assolutamente nessun problema, quindi Icardi decide di non chiedere il cambio. In realtà sotto il profilo squisitamente tecnico la partita è piacevole ma comunque gestita dall'Inter. Infatti la squadra nerazzurra si crea qualche occasione, prima con Perisic, poi con Gondogbia e infine con Candreva. Il Milan poi improvvisamente smette di giocare e quindi l'Inter fa vedere per la prima volta qualche sprazzo di gioco di Pioli. Molto importante sottolineare il lavoro degli esterni di centrocampo che andando avanti e indietro riescono anche ad andare a concludere verso la porta. Nel dubbio poi D'Ambrosio decide di tirare e la sua conclusione viene rimpallata in calcio d'angolo. Gary Medel proprio non ci sta e piuttosto di dover esultare nel derby a un gol di Danilo chiede il cambio. Quando si dice l'esperienza, si vedono anche da queste cose i giocatori. Al 38esimo minuto però la prima occasione colossale della partita sui piedi di Maurizio Icardi. Probabilmente la concentrazione dell'argentino è ancora sul triangolo Vandanara, Boriello, Berlusconi e quindi la palla l'ha lasciata andare. Il Milan però non ci sta, vuole concludere il primo tempo in maniera dignitosa e quindi si procura qualche occasione prima con De Sciglio e poi con Bacca. Mandanovic si fa sempre trovare pronto. Ma il calcio è strano ed è bello proprio per questo. Bonaventura decide di saltare tutti gli avversari come Brilli, di servire una gran palla a Suso che con un sinistro a giro bellissimo batte Andanovic e 1-0 per il Milan. Si narra che dopo aver visto il gol dello spagnolo Pistocchi abbia urlato: è il nuovo Robben! Ciao Cerci, grazie, è stato bello finché è durato. Tagliavento al 46esimo minuto fischia l'intervallo e decide di andare tutti a prendere un tè caldo e io nel dubbio vado a mangiare un pezzo di torta perché era alle 9:30 e mi ero completamente dimenticato di cenare. Il primo tempo inizia in maniera completamente diversa, nei primi 5 minuti è solamente il Milan a far la gara con qualche contropiede e qualche azione verso la porta dell'Inter. Ancora una volta però poi l'algoritmo che governa tutto il calcio si dimostra essere misterioso come al solito e quindi ecco qui il pareggio di Candreva con una fucilata da fuori area. Pioli già stava pensando a un modo per non farlo più giocare, invece il primo gol della sua gestione all'Inter è proprio dell'ex Lazio, cioè proprio sei sfigato. E io ce l'avevo anche contro la fantacalcio, quindi Stefano ma è una gioia insomma. Fortunatamente poi a risollevarmi morale ci pensa Paletta con uno dei più brutti tiri nella storia del calcio. Grazie Gabriel, grazie. Il derby però è scoppiettante e al minuto 13 del secondo tempo è ancora una volta vantaggio Milan, ancora una volta con Suso. Grandissimo gol dello spagnolo che prima mette a sedere Miranda e poi insacca. Purtroppo questa cosa ha generato un infarto a Pistocchi nell'esultare. Ciao Maurizio, insegna agli angeli a paragonare tutti gli esterni offensivi Mancini con Robben. Improvvisamente poi Pioli decide di fare un cambio completamente inaspettato. Fuori Ansaldi, dentro Nagatomo. Probabilmente una scelta dettata dal pubblico che voleva vedere un giocatore con gli occhi a mandorla e in quel momento Montella ha chiesto a Honda di riscaldarsi molto più velocemente. Ok, no, siamo seri un attimo, davvero. Stai perdendo il derby, sei sotto di uno e metti dentro Nagatomo?
Perché? Al minuto 23 Icardi sbaglia il secondo gol facile per lui della serata. Tutto regolare, nell'intervallo Berlusconi gli ha spiegato che ha rapito Vandanara e se la vuole riavere come l'aveva lasciata non dovrà assolutamente segnare questa sera. Per 10 minuti poi non succedono tantissime cose degne di nota finché Montella non decide di buttare nella mischia Gianluca Lapadula. Che io poi non so se l'avete notato, ma prima di entrare all'ex Pescara ha iniziato a fare dei movimenti strani e sembrava quasi la danza che fanno gli All Black prima di affrontare un avversario. E scusatemi per la pessima battuta, ma in quel momento era Gianluca Acadula. Lo so, è brutta, lo so. L'Inter però negli ultimi minuti prova l'assalto finale, si guadagna un calcio d'angolo e addirittura Handanovic va a saltare a un minuto e mezzo dalla fine. Cross messo in mezzo, spizzata sul primo palo di Murillo, palla che arriva sul secondo ed eccolo qui, il gol del 2-2 firmato da Ivan Perisic. A dire il vero il croato forse è stato l'uomo in più dell'Inter per tutta la partita e si meritava più di tutto il gol. Pasalic all'ultimo respiro di partita ha la palla per il clamoroso 3-2 ma spreca malamente. Finisce con un bel pareggio, una partita divertente e piena zeppa di occasioni da gol. E finalmente mi verrebbe da dire perché il derby deve essere sempre una partita di questo livello. Anzi, in realtà io andrei quasi al golden goal perché sembra quasi giusto che una delle due parti di Milano debba esultare per una notte. Ma il pareggio va benissimo, soprattutto per me e per la mia Juventus. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se dei video del genere possono piacervi, magari per un prossimo big match della Serie A. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.